Buongiorno Seul, come ogni mattina ci svegliamo così. C'è un sacco di sole, anche se è tutto, vedete, tipo nuvolo. Oggi outfit un po' più girly perché dobbiamo fare una cosa relativa al K-pop, quindi oggi c'è giornata totalmente piena di tutte queste cose perché oltretutto appunto c'è il famoso comeback. Quante volte l'ho detto? Non lo so più, ho perso il conto. Quindi oggi sono tipo way too excited di provare qualsiasi cosa. Infatti, adesso andiamo a fare colazione. Mi incontro con Ross, come sempre, e magari vi spieghiamo, vi diciamo un pochino di quello che faremo. Allora, mi sono completamente dimenticata di registrarvi la colazione. Comunque, siamo qui con le girls, Idol Life, nella nostra macchina. Che poi mi fanno ridere perché hanno i tettucci tipo morbidelli. E tra l'altro fa freddissimo dentro a queste macchine. Cioè, vi giuro, io ero raffreddata, raffreddata totale. Andiamo letteralmente dal team che trucca le Blackpink, praticamente. E insomma, vari idol, attori, eccetera, eccetera. E vedremo che cosa ci farà. Perché non so adesso se loro abbiano mai truccato le persone. Oddio, mi viene il termine. Occidentali. Quindi non lo so, vedremo che cosa esce fuori. Siamo arrivate, questo qui è il posto. Non vedo l'ora di iniziare. Allora, oggi c'è un sacco di sole, fa caldino, però sto bene con il giacchettino, quindi penso lo terrò per ora. Comunque, visto che siamo arrivate un pochino prima, adesso andiamo a un caffè e qui siamo anche molto 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 vicine alla K-pop Street, praticamente sta dalla parte opposta. E qua è praticamente una delle zone, un'altra delle zone, perché in questi vlog lo dico spesso, però ci sono un sacco di quartieri super high cost. Infatti, guardate tipo solo i macchinoni che girano qua. Changdam. Ok, la zona si chiama Cheongdam e ci ha detto che è anche molto famosa perché è piena di posti da matrimonio. Ad esempio, questo è la mega party scuola del negozio di ieri. Ad esempio, vedete, hair, makeup, wedding. Ross, posso dire il tuo outfit? Mi piace molto Ti oggi, con le piace? tue scarpine nuove. Oggi lei è perfetta. Qua che cosa abbiamo? Ah, qua niente, edere, cose. E adesso andiamo qui. Non so se vi interessano i prezzi, riprendiamo anche il listino. Ragazzi, io mi sono innamorata, ve lo dico, cioè lo voglio, tipo, sì. Rosalba si sta facendo lavare i capelli dal mio uomo. Ho sbagliato sedia, Rosalba! Cioè, ti prego, io lo amo. Ti giuro. Stanno facendo prima lo shampoo. Non so come me lo farà con queste Stenson. Staremo a vedere. Allora, mi ha un po' arruffata però, ti prego, Rosalba, guardatela com'è carina lei, che si fa toccare dal mio ragazzo. Una volta che mi capita una cosa, ho sbagliato sedia. A parte, vabbè, meglio che non mi vede così. Mo te voglio qua. Amiche, neanche ci capiamo, è questa la cosa. Io lo amo, ti prego. Sì, cioè, sì. Cioè, un po' mi dispiace per loro perché onesta le vedo un po' in difficoltà. Primo, con il nostro tipo di capelli, che non è facile, sia il mio che quello di Ross, che ci si gonfiano subito, no? Loro penso siano abituati che l'asciugano e Però via. ce la stiamo facendo piano piano, prima lo si sbatti. Sì, però non usano l'aria calda calda. Cioè, è tipo tiepidina, quindi non so quanto ci metteremo. E poi lei, paziente, che sta snodando tutte le mie extension, mi ha chiesto: ma sono capelli veri o finti attaccati? Sono un po' perplessa perché mi sta facendo la piega con i capelli bagnati ancora. Quindi non sto capendo cosa sta succedendo, ma non so come dirglielo, che ho la vertigine sulla frangetta tra l'altro, e quindi non so come avrò i capelli alla fine di tutto ciò. E adesso dobbiamo passare al trucco. Ovviamente qua ci sono i nostri prodottini. Poi hanno la
Allora, abbiamo finito. Questo qui è il look. Io adoro le cigliette così. Kamsahamnida. Queste sono le ciglia che ha usato, che voglio assolutamente comprarmi. Sono fatte in un modo straparticolare. Vi faccio vedere come si vede anche alla luce naturale. Ma in realtà è molto naturale come make up, cioè letteralmente non c'è niente. Però tipo io così, e le vieni qua, fai vedere il tuo. Lei si è fatta un ispo un po' diverso. Brava! Ha bene. I capelli alla Jenny. Okay. Gloria, vieni. Gloria anche. Dai! Ti prego. Li hai tagliati, perfetto. Ross, vieni qua. Però ti stanno bene i capelli così tutto voluminosi. Mi piacciono. Adesso possiamo fare la cosa tipo delle band. No, devi, no, dai, devi venire pure. Siamo un gruppo? Sì. Vai. Certo, gli outfit ci dobbiamo mettere un po' più d'accordo. Ah, cari. Siamo in questo posto che fa più che altro i gimbap. Guardate, ci sono tutte le firme delle persone. This is vegetarian. This line right here. Oh, take it also, some of these. Yeah, yeah, yeah. No! Vai, taste test. Ma tutti insieme? Sì. No, io provo insieme. Se no si spacca. Provate, Ross e la zuppetta, adoro. È pure un po' piccantino quello col kimchi, sì. Buono, non posso mangiare quello col kimchi. Perché che c'è dentro? Che ci mettono la cosa di pesce là. No, ma c'è pure la pancetta la vedi. Allora, qui dovremmo essere vicini alle K-pop street perché ci sono, vedete, questi che sono tipo mascottine. Tutto ciò io andando in giro con i capelli più voluminosi della mia vita. Cioè sembra che pesino tipo 66 kg. A questo punto sono arrivata alla conclusione che forse me l'hanno lasciati bagnati sotto apposta per farmeli gonfiare e tipo fare volume. Perché non capisco. Sembro una signora che sta andando a lavorare praticamente. Trovato! Siamo tipo su questa strada. Allora, qui dovremmo essere a Coez come zona. E è pieno di mega schermi, quindi non vorrei che possano trasmettere qualcosa dei BTS qua, eh. Tra l'altro c'è anche questo qua che è quello 3D. Oddio. Ok, te l'ho detto, te l'ho detto. No, scusate. Te l'avevo detto. Cioè siamo arrivate e letteralmente, a parte guardate la gente sotto che aspetta. No vabbè, ti prego. Ross, era quello che volevamo vedere ieri sera. Ecco, questo è uno degli scenari che vi giuro volevo visitare di più. Dal vivo è molto più piccola di come appare nei K-drama, nei video che avevo visto. Però è bellissima, è molto suggestiva e molto caratteristica questa libreria qua. Sono abbastanza sicura che la maggior parte delle persone la riconosca, perché questa si vede tipo praticamente sempre. Dai, touch up veloce giusto per ritoccarci un attimino. Comunque è stranissimo come si passa da un'architettura moderna come questa a dei palazzi più bassi e dai colori un po' più naturali come gli altri. Poi è super normale vedere gente tipo questa ragazza. Qui ovviamente la chirurgia estetica è molto richiesta. Ci sono cliniche veramente tipo ovunque e fanno letteralmente qualsiasi cosa. Cioè c'era una clinica, soltanto una clinica di ringiovanimento vaginale. Cioè, ve la dico così, proprio spiccia. Ovviamente le vedi molto spesso in giro con la fascia, quella tipo post lifting, oppure si fanno l'operazione degli occhi. Però per quanto riguarda i quartieri, Seul è gigante. Veramente potete anche passare da un quartiere all'altro e ci mettete le ore, quindi è molto particolare, ci vogliono un sacco di giorni. Siamo tornate in stanza, giro non troppo soddisfacente oggi. Abbiamo fatto altre cose, ecco. Tanto insomma tra un po' riusciamo. Però dovevamo per forza fare il pit stop in camera. Vedere questo nuovo MV di Yet To Come. Oddio, non ce la faccio. No, voglio. Ci siamo, signora. Ci siamo per vedere. Chi è? Ai Chongu, è sempre lui che inizia? Belli di mamma. Certo, tutto normale, smoking bianco. Oddio santo. Sono solo 28 secondi. io sto cercando pure di leggere il testo, ma non le posso fare troppe cose. No.
c'era la cosa di Spring Day e ci stava la cosa di... No, ti giuro. Calmati! Basta! Sto piangendo, sclerando, adoro. Io sto sudando, ma fa caldo. Allora, letteralmente screaming, crying, throwing up, sì, tutto quanto. C'è il testo di Yet to Come. Allora, le altre mi piacciono molto, però Yet to Come è speciale. E anche il video con tutti i riferimenti, cioè se sapete, è un video per i fan, cioè nel senso se lo sapete cogliete tipo tutto. Comunque Eleonora ci ha mandato la foto che ha trovato gli album lì dove eravamo prima al mall. Noi con la prescia in culo per venire qui. Noi per venire. Cioè, per venire, letteralmente. E vabbè, comunque ce lo siamo fatto prendere. Io in realtà ho già preordinato la versione grande. Ross non aveva preso nessuna delle due, quindi si è fatta prendere entrambe. Quindi dopo puliamo anche una photocard. Ora in teoria stiamo andando ad un K-pop store. Vediamo se hai DVD, dischi, eccetera. Sul mio Naver Map, che veramente è l'unica cosa che funziona se volete venire qua. Perché Google Maps, eccetera, no. Quindi questa è l'unica cosa. E andiamo verso di qua, che in realtà non siamo mai andate. Oggi super trafficata, tra l'altro, perché è venerdì. Sono troppo felice che Eleonora te l'ha trovato l'album. Sì. Così vediamo, lo sfogliamo. A parte la cosa delle photocard, ma il CD non lo possiamo ascoltare perché non lo abbiamo. Ma un modo troveremo. Però sì, per vedere anche il photobook che c'è dentro. Cioè, vi rendete conto? Qua ha detto che pesa tantissimo, quindi ci sarà un botto di realtà. Tu hai un problema nel portarlo. Io mi sono fatta prendere quello piccolo. No, beh, ovvio. Una valigia, a me ne frega niente. Cioè, vuoi mettere una valigia soltanto per l'album? Cioè, ma tu ti immagini i prossimi concerti con queste canzoni, no. Capito? No. Spero non se ne escano in questi giorni con cose strane. Ma io spero proprio veramente che stanno fermi e zitti e buoni. Altrimenti devo veramente restituire tutte le face mask, tutto. Io che trovo nei negozi tipo... Scusate, ho fatto un piccolo errore di conteggio, basta. Siamo entrate nello shop e ce l'hanno. Noi adesso l'abbiamo fatto comprare Eleonora e ne prendiamo un altro. Al massimo questo appunto lo porto ad Ale. E poi è troppo carino perché ci sono i tavolini dove se li tradano qua. Cioè, vedi prima? No, la metti così. Sfila. Aspetta, lasciala così. Ti prego. Kissman. Ok, vedi questa? Questo cos'è, il poster? Questo sarà il poster. Questo è il poster di foto. Questa qui grande che tu hai già girato? Vai. Beh. Raga, io vedere. Che culo. Che culo. 3, 2, 1. Hobby. Raga, che culo. Anche a me esce sempre Hobby, in realtà. Davvero, a me esce sempre, non mi giù sempre. Allora, il poster è questo qui. Comunque è super carino. Fuori c'erano i poster buttati per terra, quindi li abbiamo presi. Comunque sono arrivati anche gli altri ragazzi. Da Berlino? Dove sono loro? Germania? Oggi siamo venuti in un altro barbecue, però è diverso. È sulla strada, diciamo, principale di Hongdae sempre. Però è un po' diverso. Stai carino anche tu? Molto... Oh, ma oggi tutti buoni tatuati, ma che te? Ciao! Ok, ci hanno tagliato la carne, ci hanno detto di metterla ai lati perché al centro si brucia. È arrivata la super scudella di Ross e lì c'è l'uovo, quello cotto con l'acqua, praticamente quello che si gonfia. E buona così. Siamo entrati in questo negozietto che sta praticamente alla piazza. Ah, credo che sia quello il posto. Vedi, c'è Jimin, eccolo. Andiamo. Ora andiamo, sì. Comunque questo qui è il posto. Abbiamo preso un sacco di cosine. Io ora pure. Lei cambiandosi così. Dai, vi prego, io ascolto totalmente pazza. Tipo Caps Live Event praticamente. Troppo carino. Non sapendo bene cosa stiamo prendendo. Guarda che qui si cambia la lingua. Rosalba. Ovviamente ho dovuto prendere tutto. Ma guardate quanti cerebis, un sacco di cose. Dopo vi faccio vedere bene. Ultima tappa di oggi. Uno dei nostri convenience store che sta scaricando, tra l'altro, per prendere l'acqua, le cose. Adesso vi faccio vedere un po' di quello che ho preso. Questo è il nostro hotel, tra l'altro super consigliato. Adesso ve lo faccio vedere anche bene, che non vi ho fatto vedere l'ingresso. Comunque io e la vita, letteralmente. Comunque non io che ho trovato 70.000 won per terra. Questo qua è l'hotel, consigliatissimo veramente. A parte che sta super centrale, è arrivato a piedi, c'è la metro, c'è tutto. Allora, questo qui è l'ingresso. Poi praticamente di là c'è l'altra uscita.
abbiamo le modelle che ce lo mostrano. Ok, qui c'è anche un piccolo bar super carino, e poi qui ovviamente ci sono gli ascensori. Allora, oggi siamo rientrati in camera abbastanza presto. Detto ciò, sono tornata in stanza e ho messo un po' di olio sui capelli perché, vi racconto, vi porto sempre con me, però ho poco tempo di spiegarvi effettivamente le cose, di farvi, no, capire, anche se vedo che state apprezzando. Spero apprezziate l'impegno, perché veramente non faccio un sonno decente da un po'. Infatti ho degli occhi stanchissimi, cioè non hanno più la mia solita forma. Praticamente appunto avevamo questa sorta di key makeup style eccetera oggi da provare. Ovviamente non vedevo l'ora, perché lo sapete, il makeup è il mio lavoro, mi piace tantissimo provare cose nuove, volevo vedere le tecniche anche che utilizzavano. Siamo arrivate e ci hanno chiesto da quant'è che non ci lavavamo i capelli. Giustamente io con le extension le lavo tipo una volta settimana. Allora, ok, andiamo che me li devono lavare. Io già lì ero tipo perplessissima, perché ho detto, oh mio Dio, sono abituate che magari le ragazze hanno già i capelli lunghi di loro, hanno un capello molto diverso dal nostro, il mio è letteralmente crespo. È stranissimo, perché hanno semplicemente utilizzato shampoo, balsamo, né maschera né nulla. Tra l'altro è un salone molto rinomato quello lì, appunto, dove vanno anche le Blackpink. C'era un sacco di gente famosa al piano di sotto, mentre noi eravamo al piano di sopra. Ad esempio anche una giocatrice di golf che aveva messo le storie, mi pare, con Taeyong qualche tempo fa. Comunque lei, quindi insomma, il trattamento non era neanche economico. Quindi shampoo, balsamo, poi ci hanno fatto arrivare lì appunto e hanno cominciato ad asciugare senza mettere un prodotto per disciplinare o un prodotto per districare. Quindi c'era una ragazza che mi asciugava i capelli, una ragazza che tentava di snodarli piano 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 piano, perché sono delicatissimi. Quindi è stato molto particolare. Ci hanno messo un'eternità ad asciugarli, perché non usano il phon alla massima potenza e lo usano con l'aria tiepida. E ovviamente i capelli si sono cominciati a gonfiare come niente, non sapevano più come gestirli, vedevo la loro faccia impanicata, in più con l'extension e tutto. E quindi poi mi hanno fatto la piega con i capelli semi umidi, cose. Insomma, alla fine l'effetto era bellissimo, però ecco, ha trovato un po' il tempo che ha trovato. Il make-up invece è stato molto particolare, letteralmente ce l'ho ancora su. La cosa più assurda sono le ciglia, ripeto, perché proprio io quella cosa dei bastoncini che con l'accendino vanno a piegare le ciglia finte che ti mettono, è totalmente assurda. E vedete, c'è questo effettino di ciglia super separate. In più appunto questi giorni siamo sempre in giro, giriamo sempre i contenuti, perché io ad esempio giro sempre i vlog, poi nel mentre giro i TikTok, giro i reel, le cose per Instagram, le foto, cioè non stiamo veramente fermi un attimo. Assolutamente lo farei tutti i giorni per il resto della mia vita, però non vi nego che la stanchezza a fine giornata soprattutto si fa sentire. Poi ecco, adesso sono tornata in stanza, oggi anche presto, ripeto, non ho ancora recuperato tutte le cose del comeback dei BTS di oggi, e lo sapete insomma quanto ci tengo a farle subito queste cose, quindi è particolare. Però siamo riusciti a fare tutto anche oggi, quello che ci eravamo prestabilite e anche di più. Quindi appunto adesso poi devo montare questo video che voi vedrete il giorno dopo, e quindi ecco, c'è sempre un po', no, di affanno, un po' di cose da fare. Però qui, ripeto, è veramente tutto bellissimo. Mi chiedete spesso anche nei messaggi, è come te l'aspettavi, c'è qualcosa di diverso? Ovviamente ogni volta che si vive in una città poi si vedono le cose, non che vanno e che non vanno, però insomma non è sempre tutto rose e fiori come lo vedi da fuori, no? Ogni città, ogni paese, ogni cultura ha i suoi pro e i suoi contro, ovviamente. Però vi dico, non mi è mai successo di essermi ambientata in un posto in così poco tempo, nonostante la lingua sia totalmente differente. Vedremo domani, perché andiamo al mercato, di cui non mi ricordo mai come si pronuncia il nome, quindi scusatemi, insomma domani poi vedrete, dello street food, che non vedo l'ora. Lì magari ci sono persone un po' più di una certa età, che magari parlano meno l'inglese, quindi staremo a vedere. Però noi ecco, fortunatamente giriamo sempre con una delle ragazze del team che appunto parla coreano, quindi non c'è problema. A parte ciò, allora, prima, questa è la mia nuova borsettina, quanto è carina, questi giorni la sto usando, c'entra tutto, letteralmente un sacco di roba. Tra l'altro sentite la mia voce, mi è venuto un mal di gola tremendo, perché qui usano l'aria condizionata a palla e giustamente sbalzi di temperatura continui, a me prende subito la gola. Qui ho tutti i miei acquisti che devo mettere a posto, vi ho dato anche un mega spoiler. Comunque appunto oggi siamo andate anche al K-pop store, insomma più che altro è tipo un album store, e mi hanno dato appunto la cartina di In The Sum di Chongwoo. Fa stranissimo pensare che sono uscite le canzoni, io ancora non le ho ascoltate
più o meno bene. In questo punto è il negozio dove ho preso le cose da vestire. In realtà ho preso una felpa perché non ho portato felpe, perché non pensavo facesse così freschetto. E poi ho preso dei crop top e una felpina che qua indossano praticamente tutte, che è super carina. Domani me la metto e ve la faccio vedere. E poi appunto, vabbè, qui ci sono le cose del Gym in Coffee. Anzi, adesso le metto assolutamente in frigo perché questi magari me li bevo domani mattina. Cioè, guardate che carine le confezioni. Come si chiamano queste statuette? Ma qui ci escono letteralmente pazzi. Qui poi c'è la lattina con Jimin. Adesso accendo qua il computer, mi metto a lavorare. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, spero vi sia piaciuto questo video. Io sto cercando appunto di farvi vedere tutto, letteralmente tutto quello che facciamo, perché ci tengo, perché mi piace, lo sapete, poi anche riguardarli come ricordo, eccetera. Quindi vi mando un bacio grande e ci vediamo presto.